Bentornati nel canale, bentornati a un nuovo video. Oggi vedremo come realizzare il fantastico olio al basilico e io sono poco di parte perché io adoro quest'olio e oggi vediamo come realizzarlo. E ora, sigla. Per prima cosa ci dobbiamo procurare un po' di basilico. Io uso il basilico che coltivo nel balcone di casa. Ovviamente possiamo utilizzare anche quello del supermercato. E niente, qui vado a tagliare un po' di basilico, lasciando comunque 4, 5, 6 cm dal terreno in modo tale che il basilico si possa riprodurre. E quindi adesso sto tagliando il basilico, lo metto da parte e, come potete notare, vado con le forbici sullo stelo. Ecco, questa è un'altra pianta, sempre di basilico, e vado a prendere i miei rametti e a metterli da parte. Anche quella del supermercato va benissimo, quindi non ci sarà nessun tipo di problema. Una volta raccolto il nostro basilico, adesso andiamo a togliere le foglioline dai gambi. E quindi pazientemente con le nostre mani uno a uno andiamo a togliere le foglie e a metterle in un contenitore perché dovremo lavare e sciacquare il basilico. Continuiamo quindi a pulire i nostri rametti dalle foglie del basilico e usiamo quelle più grandi, se sono troppo piccole non è necessario. Non do una quantità di basilico da utilizzare proprio perché comunque è soggettivo anche in base ai vasetti che uno ha. Ok, qui adesso velocizzo il video in modo tale da finire di togliere le nostre foglioline e adesso le sciacquiamo bene bene sotto l'acqua. Ok, e adesso scogliamo l'acqua dal contenitore e andiamo a piano piano adesso a posizionare le foglie su un panno asciutto e pulito. E anche qui dovremo avere un po' di pazienza, dobbiamo disporre le nostre foglie non troppo ammassate perché una cosa fondamentale sarà proprio quella che le foglie dovranno essere completamente asciutte prima di andarle a metterle nel vasetto. E quindi adesso piano piano le sistemiamo. Cerchiamo di non tenerle troppo attaccate ed eccole qui le nostre foglie pronte per l'asciugatura. Dovremo avere un po' di pazienza, qualche ora, e si asciugheranno da sole. Possiamo aiutarci con un panno, ma dobbiamo aspettare che siano completamente asciutte. Eccole qui, ora sono asciuttissime, siamo pronti per invasarle. Ok, pizzico di sale grosso sul fondo nel nostro vasetto sterilizzato e iniziamo a sistemare le foglie. Uno a uno. Ok, schiacciamo sempre un po' con le dita per far sì che non ci siano troppi spazi d'aria e andiamo a creare un piano di foglie di basilico. Ok, adesso un altro strato di sale grosso. E vado a rabboccare con l'olio extravergine d'oliva che sia di ottimissima qualità perché altrimenti non sarà gradevole usarlo. E adesso un nuovo strato di foglie di basilico. Andiamo a creare proprio un piano di foglie. Ogni tanto pressiamo con le dita. Ecco, io vado qui a pressare leggermente. E quindi, solito procedimento, adesso un pizzico di sale grosso e nuovo piano di foglie di basilico. Ora andiamo un po' a velocizzare proprio perché il procedimento è ripetitivo. Ok, quindi strato di foglie, sale, presso. Vado leggermente a raboccare con l'olio extravergine fino a salire su al vasetto. Lasciate sempre 1,5 cm comunque dal bordo del vasetto. Ok, presso, sale, ultime foglioline, ci siamo quasi.
un'ultima pressata per far sì che le bolle d'aria presenti nel vasetto salgano su. Ok. Continuo a pressare. Le foglie devono rimanere sotto l'olio, mi raccomando. Un'altra rabboccata di olio. E adesso sistemo il tappo, ma non vado a chiuderlo, lo appoggio soltanto e aspetto una mezz'oretta. Dopo mezz'ora, ok, vado a pressare un attimo per far sì, insomma, che l'aria fuoriesca ancora un po'. Se c'è bisogno di aggiungere un po' di olio, lo aggiungiamo. Ok, giusto per essere sicuri che le foglie siano sotto la superficie dell'olio. E adesso con un leggero pressino di plastica lo vado a posizionare per far sì che le foglie rimangano giù. E adesso posso chiudere ermeticamente il vasetto. Io vi consiglio questa ricetta perché l'olio che ne deriva è veramente veramente buono, fantastico, si può utilizzare sulla pizza, sulla pasta, sull'insalata, è spettacolare, un olio di cui io sono veramente innamorato e spero che voi vogliate seguire questa ricetta e fatemi sapere e io vi mando al prossimo video e ci vediamo presto. Grazie ancora, iscrivetevi al canale. Ciao!